Ciao a tutti, oggi è sabato 24 giugno 2023, sono qui con Dario, eccolo qui Dario, ciao. Siamo qui e dobbiamo preparare lo start perché vogliamo farci le regine. Noi tutti gli anni selezioniamo la regina delle nostre famiglie migliori e da quella prendiamo la covata per creare, diciamo, le regine per gli anni successivi. Quindi, per prima cosa, dobbiamo preparare una famiglia. Prendiamo una famiglia forte e l'orfanizziamo, quindi togliamo il telaino con la regina e un po' di api e facciamo un nucleo a parte. Io adesso dopo la metteremo in una famiglia che è orfana e lì creeremo lo start, ok? Adesso vi ho davanti ho il foglio che avevo preparato per farvi un riepilogo. Prenderemo da quella famiglia lì, prenderemo 4 telaini di covata o percolata nascente e noi li lasceremo in quella cassetta nella stessa arnia. Voi potete prenderlo e metterlo in un cassettino da 6. Quindi metterete 4 telaini di covata nascente e il diaframma, nient'altro, per il primo giorno. E poi i giorni successivi faremo altri video, vi faremo vedere un po' come fare il tutto, come muoverci, eccetera. Quello che vedrete oggi sarà solamente prendere la famiglia, togliere la regina. Io e Dario, lui è molto bravo, mi aiuterà, cercheremo la regina, la metteremo da parte, la toglieremo e stringeremo la famiglia su 4 telaini. Avremo questo diaframma che abbiamo fatto noi, che ha un escludi regina e poi è della misura perfetta che vada dell'arnia, che non passano le api, in modo che la regina sia confinata, perché faremo 4 telaini, diaframma, e poi gli altri li metteremo dalla parte opposta, ok? In modo che le api si possano muovere da un telaino all'altro. L'importante è che i 4 telaini di covata nascente siano tutti da una parte. Perché? Perché lì tra 4 giorni e nel senso, tra 4 giorni andremo a inserire nella famiglia madre, diciamo, dove prenderemo la regina, un cerchietto con un escludi resina che poi vi faremo vedere, in modo da delimitare la regina che utilizzeremo come madre, per poi spostare quella covata nel momento giusto nello starter che faremo adesso. Okay. Adesso io e Dario apriamo la famiglia, vai Dario. Quindi prendi questo, l'idea. Adesso cosa andiamo a fare? Allora, questa qua è una famiglia forte. Adesso Dario mi aiuta, togliamo i velari, che saranno mezzi vuoti, ogni uno una volta, tanto che saranno vuoti. Perché quest'anno il raccolto non c'è stato tanto, vedete, qua un po' di miele c'è, ve lo facciamo vedere a tirare. Vedete, qualcosina c'è, ma poca roba, vedete. Vedete, questo qua la caccia qui è gelata, quindi non c'è, più che altro un millefiori, eccetera. Lasci un po' di fumo, Dario, per favore. Allora, adesso andiamo a togliere questo, poi dopo lo metteremo sopra un'altra famiglia, questo melario qua, perché lo starter lo terremo senza melario, perché si manovra meglio, eccetera. Un po' di miele c'è qua. Ve lo pesa. Allora, vai. Allora. Adesso andiamo a togliere questa cornice qua, che è del scudo di regina che si è venuta via. Poi andiamo a togliere. Allora, le ho controllate settimana scorsa e perché ho fatto un trattamento con lo salico gocciolato. Ok. Vedete, questa. Qua vedete del polline e appena di miele, così. E adesso vedete. Adesso cercheremo 4 telaini con della covata. Questa c'è la covata nascente, la mettiamo da parte. Tieni Dario, mettilo lì da parte, così. E adesso più che altro andremo a cercare i telaini con la covata percolata. Guarda se vedi la regina che non ci ho guardato.
Ok, questo, ecco, la regina è qua, vedete, è marcata di giallo, clippata. Ok, questo qua allora lo mettiamo un attimino da parte, lo mettiamo un attimo qua, tipo qua così, e dopo vedremo come fare, lo andremo a inserire in una famiglia orfana, qui andremo a scollare le api della famiglia orfana e poi andremo a inserire questo telaino qua. Allora, andiamo avanti qua. Allora, vediamo un po', qua c'è della covata, vedete? Questa qui è covata che stanno chiudendo, quindi non è perfetta per il nostro caso, perché vedete, nella parte laterale, vedete, ci sono le larve. Dimmi Dario se dico delle stupidate, intervieni, tanto c'è giusto, l'audio giusto. Anche te. Giusto, giusto. Correggimi se sbaglio, perché siamo qua tanto. Non è che dobbiamo dimostrare niente, o no Dario? Eh beh. Sì, eh. Ok, qua vedete dell'altra covata, non ce n'è tantissima, anche questo qua lo teniamo un attimo da parte, vediamo se troviamo dei telaini un po' più con più covata. Dammi un po' di fumo Dario per favore, grazie. Abbiamo un affumicatore che fa ridere, dobbiamo sistemarlo un attimo. Allora, vediamo un po', qua è tutta covata è fresca, vedete, un sacco di larve anche qua, perché le ho allargate, prima erano su 7 su 8, adesso le ho allargate, le ho messe su 9, perché tanto adesso non di raccolto non c'è niente. Qua vedete, abbiamo un sacco di polline, vedete, lo mettiamo da parte. Non abbiamo ancora trovato un telaino che vada bene. Questo qua va bene. Qua vedete, vedi anche te Dario, c'è un sacco di covata bello percolata, piena di polline. Questo è uno che fa il caso nostro, anche se non è covato al 100%. Adesso vediamo gli altri. Questo qua è tutto polline, lo teniamo da parte. Questo qua è il diaframma. Allora utilizzeremo questi quattro alla fine, poi vedete quante api ci sono. Adesso lo andiamo a stringere così. L'ideale era aprire un'altra famiglia, prendere altri telaini con covata più percolata e metterli insieme. Noi in questo caso faremo così per non allungare troppo il video. Comunque l'importante è che trovate quattro telaini con covata percolata nascente, li mettete, li stringete bene stretti e poi mettete, utilizzeremo questo diaframma qua noi, così. Voi, come vi dicevo, li potete mettere in un cassettino da 6, mettete il diaframma, lo stringete bene, vedete questo qua è fatto apposta più alto per non far passare le api, in modo che siano belle chiuse, e le altre, questo lo togliamo che non ci serve più, vedete? E una volta li possiamo mettere, gli altri telaini li possiamo mettere dopo il diaframma, così. Uno, due, tre. E quello con la regina lo andremo a inserire in una famiglia orfana, mentre questo li lasciamo così. E i melari li metteremo sopra un'altra famiglia
perché questa deve essere libera, deve essere bella stretta, chiusa, con covata nascente. E tra qualche giorno, poi quando metteremo l'escludi regina apposito di cui faremo il video della famiglia madre, magari andremo a rinforzare questa. Un'altra cosa che si può fare in questi casi è prendere un'altra famiglia, prendere un telaino con api giovani e scollarlo dentro, dare un sacco di fumo in modo che le api giovani vadano nella parte sotto, in modo da creare una famiglia stretta molto forte che possa allevare delle cellule reali di qualità. Dopo, nei prossimi video, vi faremo vedere un po' come fare. Quindi, tornando a noi, ricapitolando per l'ennesima volta, quello che dovevate fare oggi era prendere una famiglia, prendere un cassettino da 6 o un'ane da 10, mettere 4 telaini con covata o percolata nascente, poi mettere un diaframma, e poi potevate, se avete la sede, potete lasciare un telaino vuoto o mettere un altro telaino non covato, eccetera, perché si rischia che male le api costruiscono, e chiudere su per questo primo giorno. Poi tra 3 giorni vi faremo vedere, faremo un altro video e per farvi vedere un po'. Te, Dario, qualcosa da dire, qualcosa da chiedere? No. Dario non ha niente da dirvi e nient'altro. Solo questo. Se qualcosa non vi è chiaro, scrivete pure nei commenti di questo video, o iscrivetevi al nostro gruppo Telegram del progetto Biodiversità Condivisa, dove trovate tra i vari topic il topic apicoltura, dove troverete me, Dario e altri apicoltori che vi potranno chiarire un po' la situazione, se avete qualcosa che non vi torna, eccetera. E nient'altro, io e Dario vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. E alla prossima. Ciao. Ciao.